Osimhen avverrà di prova di Jelovac, quindi andrà a giocarsi la stessa carta con Jurusas da numero 4. Zorowski intanto a bersaglio col primo tiro libero, la Juve in questa penalità ravvisata ai danni del playmaker in maglia granata, il secondo personale di Ivan Zorowski a bersaglio, 16-12 il punteggio, fallisce l'azione veneziana. Comunque a dispetto del diciamo dei moniti di sacripanti, l'aiuto per ora, e quindi bisogna vedere se questi 3-4 cambi cureranno un po', da questa fase offensiva dell'incontro. Mavridis si fa sporcare il pallone da Zorowski, lo sfida Zorowski, il fallo di Mavridis, e Zorowski queste cose le sa fare, è quello che ha attaccato di più il canestro contro la difesa bianconera nel primo quarto, è quello che già nella prima frazione ora è riuscito a sporcare un po' e a dare maggiore pressione ai portatori di palla bianguardia, un giocatore capace di far male. Certamente, vediamo come se la cava Bulleri. Young non dimentichi, passo e tiro da torre di Marco Burdetti, giocatore di esperienza, canestro di esperienza, è sempre bravissimo, peccato che abbia qualche acciacco. Zorowski a bersaglio con la bomba, lui ha nelle corde questo tipo di soluzione, mantiene a galla la Reyer, 34-28 con un 2-30 da... cerca un quintetto più piccolo per l'ultima azione e non anche Young per un tiro da tre possibilmente, perché avrà un'azione da batti fuori. D'altronde la Juve si è abituata a queste cose, abituata ai casertani, ha costruito 10 punti, ora questo quintetto bassissimo proprio che fa scopa con quello che è.